la mia ricetta di oggi è una ricetta un po' particolare che ha una diatriba secolare alle spalle. Qualcuno la definisce un anziano della cucina italiana. In realtà parliamo di melanzane alla parmigiana o parmigiana di melanzane. La melanzana sappiamo che non è italiana, è stata importata dagli arabi e probabilmente l'origine di questa ricetta non è parmigiana, anche se si parla di parmigiana, è siciliana, perché è lì che è stata molto probabilmente creata nei primi secoli, nei primi anni del 600. Sta di fatto che a Parma in qualche modo deve essere arrivata, perché è una ricetta che si trova molto spesso nelle cucine della zona. E mia nonna soprattutto faceva spesso. È una ricetta che io ho dovuto rivisitare e poi capirai perché seguendo il video, ma è una ricetta che è a mio avviso ideale per l'estate, mi piace tantissimo, è una ricetta che trovi nel sud dell'Italia proposta tantissime volte e come ho detto prima, originaria della Sicilia, stata riproposta dai Borboni a Napoli e ce la siamo ritrovata sulla cucina italiana perché probabilmente tra il 700 e l'800 è stata sviluppata anche qua con un inserimento del parmigiano reggiano che probabilmente, anzi sicuramente, non c'entra niente con la ricetta originale. Quindi come dicono quelli della cucina italiana, stai a vedere che è un ateano della gastronomia italiana perché siciliani e parmigiani si sono trovati a Napoli dai Borboni per fare la parmigiana di melanzana. E adesso partiamo con la ricetta. Oggi prepariamo le melanzane alla parmigiana con una variante. Anzi, le varianti sono più di una. E la terza è la cottura delle melanzane. Non saranno fritte perché io purtroppo sono allergica. Seguitemi. Ho affettato le mie melanzane e adesso le metterò in un recipiente col sale grosso per fargli spurgare l'acqua mezz'oretta coprendole con un peso. Un pentolino ho fatto sciogliere appena un pezzettino di burro dove ho messo poi la mia pomarola che sto facendo sobbellire per una decina di minuti. Una volta aggrediate le melanzane si procede a fare uno strato di pomarola, uno strato di melanzane, prosciutto cotto, edamer e parmigiano reggiano e così via. Per me è pronta, voi che dite?